come in un pellegrinaggio di paese in paese, di continente in continente, gli incontri di aggiornamento e di formazione organizzati da Missio e dal CUM sono giunti in quello che chiamiamo in castigliano il cono sur, cioè il cono sud dell'America Latina, che è composto da quattro paesi, un grande paese, grandissimo, enorme, l'Argentina, il Cile con i suoi 4.000 e oltre chilometri di costa e due paesi più piccoli a confronto degli altri, ma certo non meno popolati, non meno interessanti come l'Uruguay e il Paraguay. Potremmo chiederci se questi paesi hanno qualche specificità rispetto al resto del continente e visitandoli qualcosa si nota, soprattutto venendo qui a Santiago del Cile si nota una società nella quale il ceto medio ha riacquisito la sua forza, una società che ha una certa ricchezza di carattere economico. Un paese che ha una crescita economica generale, se la si quantifica con il PIL, piuttosto significativa, certamente un paese in espansione che diventa anche capace di espandere il suo sviluppo economico per paesi vicini, come può essere per esempio il Perù, la Bolivia, la stessa Argentina. Tuttavia in questi paesi ricordiamo anche tutti, nei decenni non troppo lontani del passato, regimi qualche volta anche feroci di dittatura militare, regimi di repressione, di oppressione, con alterne vicende per quanto riguarda la Chiesa, un forte movimento di resistenza, di desiderio di riportare e ampliare i diritti civili e nello stesso tempo anche qualche movimento magari più discreto, però non certo assente, se non di adesione e di sostegno, certo di neutralità nei confronti dei regimi oppressori. Questi paesi ora hanno raggiunto la democrazia, sono democrazie liberali, con governi di diverso colore, nello stesso tempo però dove, il modello occidentale sta imperando in maniera significativa. Questo significa che incide anche sulla vita comune della gente. L'obiettivo sembra quello appunto di raggiungere un benessere insperato e di poter godere di questo benessere, ma naturalmente l'assoluta diseguale distribuzione della ricchezza crea delle sacche di grande ricchezza, di notevoli proporzioni, se pensiamo poche famiglie posseggono le percentuali più alte di ricchezza di questi paesi, e poi abbiamo un buon ceto medio e poi abbiamo enormi sacche di povertà. Non dimentichiamo che anche in questa area del continente abbiamo zone indigene, soprattutto nella Patagonia australe, che tocca la parte meridionale di paesi come Argentina e Cile. E ancora questi paesi sono toccati da un grosso problema, che è il problema ambientale. Qui forse si sente meno il cambiamento climatico che si sente nel nord del mondo, però il cosiddetto buco dell'ozono da una parte, l'urbanizzazione con tutte le sue complesse vicende di inquinamento e una certa industrializzazione non ben sorvegliata portano queste città di questa area dell'America Latina a essere tra le città più inquinate del mondo. E qui la Chiesa, si capisce, ha un grande percorso da fare. Certamente forse quando si trattava di resistere alle dittature l'obiettivo era più chiaro, perché la buona notizia allora era liberare le persone dall'oppressione, riportarle a essere protagoniste della loro vita, discernere l'oppressione, discernere qualche volta addirittura la sofferenza inflitta, l'assassinio. Abbiamo visitato qualche testimonianza anche di questo, e questo diceva un punto chiaro dove tutti potevano convergere. L'Evangelo si declinava anche lì, certamente senza smettere di declinarsi nelle vie normali della liturgia, della carità, della catechesi, della parola ascoltata. Oggi queste chiese devono rianimarsi in un contesto, per esempio come il contesto urbano, che è di grande confusione, di grande pluralismo, in un contesto rurale che permane di grande povertà, ma anche di grande abbandono da parte delle comunità cristiane. Nel contesto religioso, qui non ci sono le presenze di religioni diverse dal cristianesimo, non c'è l'islamismo, non c'è il buddismo, non c'è l'induismo, ma ci sono le nuove formazioni religiose di carattere pentecostale,
pentecostalista, comunque che si rifanno al cristianesimo, qualche volta in aperta polemica con la Chiesa cattolica e qualche volta capaci di presidiare il territorio meglio di quanto le parrocchie cattoliche possano fare. Evangelizzazione e promozione umana non sono due elementi che si sovrappongono, sono la stessa via, la via dell'uomo, come diceva Giovanni Paolo II nella Redentor Hominis, come dice il Magistero della Chiesa, la via dell'uomo è sempre la via della Chiesa ed è la via del Vangelo. E qui l'incarnazione di questi missionari che hanno partecipato alla settimana di formazione è durata per qualcuno più di 50 anni, ha significato una costante e continua testimonianza. Permane un compito proprio per i missionari che vengono da fuori, da questi paesi, che forse si sono molto identificati con queste popolazioni, come è giusto che sia, ma che nello stesso tempo mantengono sempre una certa distanza. La missione è quella di rendere queste chiese di nuovo missionarie, di far loro conoscere di nuovo le frontiere, renderle capaci ancora di andare oltre il vissuto ordinario e quotidiano per portare il Vangelo agli estremi confini di un'umanità sofferente o alla ricerca di Dio.